Con numero 19, Barbarita Gianmarco. Con numero 20, Piantoni Paolo. Con numero 21, Sirani Andrea. Con numero 28, Alessandrini Andrea. Con numero 41, Frassi Nicolò. Con numero 43, Sotti Daniele. Con numero 44, Andre Mattia. 58, Lancini Davide. 80, Riello Alberto. 84, Mazza Federico. 97, Manetti Nicolas. Tecnico in panchina, Cotuta Filetto. Secondo in panchina, Ugo Gavotis Gatto. Per la Ego Tavarnelle. Numero 12, Mattia Cianni. Numero 1, Stefano Cucci. Numero 95, Alessandro Astucci. Numero 21, Francesco Pevanati. Numero 7, Francesco Bernini. Numero 24, Tommaso Pesci. Numero 33, Giacomo Talluni. Numero 66, Francesco Proveni. Numero 9, Antonella Ferrando. Numero 10, Simone Mucci. Numero 3, Edoardo Borgianni. Numero 92, Nicola Barbarito. Numero 15, Giacomo Pelatti. Numero 88, Andrea Borgianni. Spartina Medietto Palic. Secondo in partita Matteo Pratti. Partiti, terza giornata del campionato di Serie 1 e della pallamano insieme a me per andare a fare questo incontro tra Ego Tavarnelle e Metelli Cologne. Michele Graziosi, che era capitano fino allo scorso anno, adesso sei l'allenatore della Serie B e chiaramente sei diretto interessato, perché indirettamente sei sempre tifoso. Adesso mi sembra un tiro sul palo, è andato a colpire il palo per il numero 4 Nicolò Mercandelli. Michele. Sì, salve, buonasera a tutti e buona pallamano a tutti. È stato un buon inizio per la Ego e questa sarà una partita molto bella a livello tecnico. Si affrontano due squadre molto giovani con molta forza e molta tecnica. Vediamo un po', forza Ego. Eh sì, adesso prova subito il capitano con Provedi il tiro, il palo anche da quest'altra parte. Adesso riparte il contropiede del Metelli Cologne, velocissimo, però rallenta sicuramente Federico Mazza, che cede rigore. Mi sa tanto che è rigore, sì, prima opportunità, rigore per la formazione lombarda del Metelli Cologne. Ricordo tra l'altro l'allenatore Filiberto Cocuca va al tiro Federico Mazza. È parata, grande Mattia Ciani, ha fatto due finte e poi è riuscito ad andare a trovare con il petto la palla. Ma
Mattia. Mattia è un portiere molto bravo e molto istintivo, non ha paura dell'avversario e ottima parata, ottimo inizio. Ricordo che Mattia ha fatto una super partita a Carpi e palla persa. Attenzione, contropiede ancora per Federico Mazza e da solo segna la prima rete. Daniele Soldi, numero 43 del Metelli Cologne. Quindi in vantaggio la squadra lombarda, che ricordo tra l'altro è prima in classifica perché è a punteggio pieno con due vittorie, mentre le Gotha Parnella ha giocato solo una partita perché nella seconda giornata ha avuto il turno di riposo. La vittoria a Carpi 37-28 che ha dato morale subito alla formazione del nuovo tecnico Nadieco Lalic. Matteo Pelacchi fa il suo secondo perché insomma sicuramente Lalic è un grande esperto e tra l'altro l'abbiamo detto anche durante la presentazione delle squadre, e sarà un po', chiamiamolo, il direttore tecnico anche per le giovanili. Sì, Lalic fa un grandissimo lavoro alla prima squadra, però fa anche un lavoro a livello giovanile e diciamo anche io, come tutti gli allenatori, seguiamo molto Lalic, il suo metodo e il suo lavoro, cerchiamo di migliorare tutti i giorni. Attenzione, attenzione, brutto fallo, fallo si su Pesce. E tra l'altro questo ragazzo che ha in pratica viene dalla Massa Marittima, Tommaso Pesci, tra l'altro è stato anche un anno a Fasano e insieme lo diciamo a Edoardo Borgianni sono senz'altro i due insomma fulcri di questa squadra, soprattutto a livello giovanile, e sperando che poi possano davvero andare anche in nazionale. Sì, sono due ragazzi del 99, sono, hanno molta personalità. Edo lo conosciamo ormai tutti, è una colonna portante della Ego, e Tommaso è uno dei giovani più emergenti della pallamano italiana, nonché già nel giro della nazionale giovanile e nazionale maggiore. Attenzione al Cologne, la parata, molto bravo ancora Mattia Ciani. E tra l'altro lo dicevi te prima dell'inizio del match, stanno giocando con una formazione particolare con Simone Vucci davanti, proprio quando giocano in difesa in questo caso, che fa da uomo a chiusura del pivot sostanzialmente. Simone Vucci è il nostro 5-1, ovvero colui che sta davanti alla difesa, è molto bravo e ci affidiamo molto a Simone Vucci. E fa il cambio in attacco per Tommaso, che è la mente di questa squadra e dovrà prendere l'Aigo e portare la vittoria. Attenzione Bevanati, ottimo tiro ma fuori. Il capitano tra l'altro ha preso, anzi tu gli hai consegnato te la fascia a Francesco Bevanati, senza, forse addirittura mi sembrava Passi quasi, Passi, sì, ok, infatti ho visto bene, ormai l'occhio ce l'ho per questi tipi di passi. E quindi Pesci che riparte per le Go Tavarnelle, ricordiamo si gioca con le Valdezza al Palla Francioli, però vedo un numeroso pubblico oggi presente, quindi questo è già un buon viatico anche per questo campionato che vede in testa, perché andiamo a vedere anche un po' queste prime due giornate cosa hanno detto. Vede in testa proprio il Cologne con 4 punti, il Bologna, bella parata in questo caso del portiere Andrea Sirani del Metelli Cologne con 3 punti, Bologna, Cingoli e Gotha Parnelle, Modena e Teramo, con le Gotha Parnelle però che ha una sola partita come Cingoli a 2 punti, la Padova a 1 punto, Carpi e Romagna a 0. Ancora intervento straordinario in questo caso invece di Nicolas Manenti, bravo Nicolas. Adesso qui c'è un contatto tra il capitano e Federico Mazza, sicuramente me lo dicevi anche te prima, questo Federico Mazza, anche questo è giovanissimo ma molto forte. Federico Mazza è un 99, è un ragazzo molto interessante a livello di Borgianni e Pesci, bisogna avere un occhio di riguardo per questo ragazzo, la difesa dovrà stare molto concentrata. Allora, ripartiamo proprio dal ragazzo che dicevi te prima, Federico Mazza, sì, sicuramente un giocatore bella, questa, un bel tiro col mancino, Daniele Soldi dal limite è andato a trovare proprio l'incrocio dei pali, è difficilissimo questo da parare. Sì, Soldi è un terzino destro, un mancino, molto giovane anche lui,
doti balistiche molto interessanti, giocatore veloce. Colonia è un'ottima squadra, onestamente. Insomma, non sarebbe in testa per nulla. Ecco Pesci, il tiro palo, incredibile. Recupera ancora, un po' di sfortuna, sì Michele. Però la squadra gira, c'è sicuramente anche un po' di emozione anche per Tommaso, la sua prima partita con la nostra maglia in casa, però sono convinto che presto si scioglierà e farà molto bene, colleghi. Eccolo, mamma mia, il palo preso, però recupera data Treia, eccolo qua, ha provato il girello, ma è andata la palla fuori di poco. Non si riesce, sono passati 7 minuti, 2-0 per la formazione del Metelli Cologne, ricordo due tempi da 30, e ancora Metelli Cologne che ricordo anche loro hanno un allenatore straniero, Filiberto Kokuka, e tra l'altro anche il vice Marco Ljubo Gratovic, sono due tecnici sulla panchina del Metelli che e lo scorso anno ci ricordavamo, eccolo qui il tiro, ma va fuori, e ha partecipato insieme a voi ai play out, diciamo per la salvezza, anche se poi sia Tavarnelle in quel caso che Metelli Cologne avevano diversi punti a vantaggio e quindi era difficilissimo andare a addirittura in questo caso Tavarnelle è bastata la prima vittoria e in quel caso eravate direttamente salvi. Sì, diciamo la full play out per l'Aigo e Cologne è stata quasi una formalità, perché Cologne, attenzione Borgianni, la prima rete, grande Edoardo Borgianni, segna lui l'1-2, bravo, è stato servito davvero in maniera perfetta e c'è la rete però di Mazza, di Federico Mazza, che riporta subito a più 2 il vantaggio del Metelli Cologne. Anche il capitano Paolo Piantoni, sicuramente giocatore di esperienza, infatti al centro della difesa a chiudere tutti gli spostamenti del pallone della Ego Tavarnelle. Sì, è un giocatore molto esperto e tanti anni che frequenta, per così dire, il palcoscenico della 1, e è un buon difensore, è un giocatore che ragiona, non perde mai la palla, è tutta esperienza. Pesci, mamma mia, incrocia. Peccato, veramente si vede, i movimenti sono da giocatore davvero forte, rientra Bucci al posto di Pesci, questa è la fase difensiva. I due arbitri, ricordiamo, l'avete visto al femminile, Rosca e Merisi, che sono molto quotate, soprattutto a livello dello staff arbitrale della pallamano, quindi questa è anche una sicurezza per chi gioca e chi va, anche perché se no non gli avrebbero dato una partita così importante della Serie 1. Sì, sono due ottimi direttori di gara, si fanno rispettare, conoscono a perfezione le regole, conducono la gara in maniera egregia. Sì, è ottimo questo per il movimento, avere delle ragazze giovani che frequentano. Attenzione, ottimo! Murato! In questo caso, grande muro! Non è il muro del basket, ma il muro della pallamano, che non è facile andare a farlo. Il muro a pallamano è fondamentale, impedisce il tiro, smorza un tiro. Attenzione. Fallo sul numero 82. E ammonizione per, in questo caso, Edoardo Borgianni, viene ammonito. E adesso va sulla punizione. In questo caso c'è il movimento ancora. Fa girare la sfera il Metelli Cologne, ancora Davide, eccolo qui, contropiede, Vermigli, eccolo qua, il nostro Vermigli, e segna! Grande Francesco Vermigli, che in contropiede segna il 2-3 per il vantaggio sempre del Metelli, ma adesso si riduce e soprattutto c'è parecchio agonismo, ma vedo un Ego Tavarnelle veramente carico e che ha voglia di giocare alla pari con questa capolista. Sì, io la squadra la conosco benissimo, siamo stati insieme tanti anni, ha un carattere di ferro, non si fa abbattere da niente nessuno, sa sempre recuperare, si sa sempre rialzare, vedremo una grande stagione dell'Ego. Ancora Sciani, para, palla riconquistata Francesco Vermigli, bravo, esce Bucci, entra di nuovo Pesci, Tommaso, e adesso c'è l'occasione, il time out
chiesto dalla panchina. Allora si riparte, ricordo 3-2 per Metelli Cologne, 11-21 di questo primo tempo. Tra l'altro, ricordiamo, tu sei l'allenatore della Serie B, ci sono anche i tuoi ragazzi in, in tribuna, vedo una tribuna insomma copiosa, anche se pian piano forse anche con i risultati si riempirà sempre di più. Gran gol di Francesco, cambio di direzione e tiro, Francesco ha un braccio incredibile, riesce a sparare la palla a velocità altissima, ottimo, ottimo per l'Ego. Attenzione difesa, difesa Cologne, buono, ottimo, ottima difesa, concentrati sulla palla, buono così, perfetto. Si alza anche l'Alic dalla panchina, quindi questo è un segnale, perché lui è sempre molto tranquillo, invece ha capito il momento importante della gara. Mister Lalic è un diesel. Diesel, possiamo soprannominare davvero il diesel di Tavarnelle. Ecco qui ancora la formazione del Metelli Cologne che cerca il tiro, c'è il fallo, trova il fallo diciamo così Federico Massa. Ancora passivo per il Metelli, ottimo, bello il mancino, molto bello questo tiro di Daniele Soldi, ancora che va a trovare l'incrocio alla sinistra in questo caso di Mattia Ciani, e si riparte sul 4-3 per la formazione lombarda. Partita veramente bella, di grande ritmo e intensità. Sì, io l'avevo già detto, sono due squadre che fanno della velocità e della tecnica le loro forze, e... Sì, fallo, fallo per la Go, e quindi vedremo una partita con un ritmo elevato, le squadre correranno tantissimo e sarà uno spettacolo puro per tutti, e fa solo bene per la palla a mano. Eh sì, questa è una bella maglia, tra l'altro adesso andiamo a, con i colori sociali e con la parata, ancora palla recuperata da Metelli Cologne, attenzione per il contropiede, 1-2, passaggio sul lato esterno, ma rallenta il ritmo perché aspetta capitan Piantoni, dà il cambio a Alberto Riello che entra sulla il parquet di gioco e si riparte. Comunque molto bravi i giocatori delle Go Tavarnelle, hanno chiuso benissimo in difesa. Sì, siamo, attenzione, ancora gol, ancora gol, ancora gol del mancino Daniele Soldi, è sempre lui. Sì, è un ottimo giocatore, non è una novità questa, attenzione, fallo, limite, limite rigore, l'arbitro non cede solo 9 metri. Attenzione, fischia, dobbiamo aspettare il fischio dell'arbitro, sì, ha ragione in questo caso, Datta aveva provato a velocizzare l'azione, ma aveva ragione in questo caso l'arbitro. Sì, Datta ha provato, attenzione, Bevanati, gran gol di Francesco. Il capitano va a segnare, palo e la palla va nel sacco come si dice, e quindi
si riducono le distanze, 4-5, ecco il tiro, adesso in questo ancora Daniele Solde che gioca esterno, attenzione, il capitano vuole fare un po' il furbo, ancora Pesci che la cede a Bevanati, Datta, non riesce il pareggio, peccato, era l'azione giusta, grande azione, 1-2 e poi il passaggio sull'ala. Sì, è un'azione in seconda fase dell'Ego, gioco di squadra, conclusione di Datta, ma palla fuori, comunque Ego diciamo ha cambiato marcia, vedo la squadra che è molto più grintosa e in difesa chiude molto meglio, avanti così, avanti. Eh sì, sicuramente, ancora la prova il tiro, è bello, bravo, bravo. In questo caso si è Federico Mazza sempre, anche ammonizione per Vermigli, mi sembra, sì, o Provvedi che viene ammonito, quindi 6-4 a 15-37, quindi siamo a un quarto del computo totale della partita e continua Lego a spingere, soprattutto Pesci, lo vedete Bevanati. C'è Provvedi, riceve palla, ancora Bevanati, il tiro e la rete, il capitano porta a 5 le reti delle Gota Varnelle, questa è una bella azione, cambi di gioco e poi vanno a tirare diciamo con sicurezza. Sì, come dicevo, l'Ego è una squadra che gioca con il collettivo, dove l'uno gioca per l'altro. Poi abbiamo visto il gran gol di Francesco, il capitano è molto bravo a fare due passi e tiro, 1-2 tiro e gran gol di Francesco, attenzione, fuori. Palla fuori, ancora l'occasione per andare a pareggiare, in questo caso angolo, non l'avevamo visto, però l'arbitro era lì e molto probabilmente ha ragione lei in questo caso, eccola qua, ancora Metelli di Cologno, peccato perché poteva esserci l'occasione per ritorna in pari, è andata a tagliare e la parata, grande Mattia Ciani che va a chiudere lo specchio della porta, bravissimo, ha fatto un passo avanti in avanzamento e in questo caso l'ala gli ha tirato addosso. Sì, Mattia non ha paura, Mattia va sempre incontro all'attaccante, chiude lo specchio della porta e bravo Mattia, è una sicurezza per l'Ego, un portiere così sale anche l'entusiasmo e tutto quello che ne consegue. Attenzione Francesco, ottimo, cambio direzione, tiro e gol sotto la traversa e c'è il pareggio, 6-6, ottimo pareggio per le Gota Varnelle, era dal 3 pari che non era in parità il punteggio, quindi è molto importante rimanere lì attaccate a questo Metelli Cologne che ricordiamo in testa alla classifica dopo due giornate, due vittorie consecutive per la squadra di Kokuka con la vittoria, qui c'è due minuti, mi sa tanto, due minuti per Provvedi, Francesco Provvedi prende due minuti e ricordavo proprio in questo momento le vittorie del Metelli Cologne 19-15 a Modena e la vittoria casalinga 33-27 con il Carpi, e poi ricordiamo Ego, ci sarà la sosta della nazionale che sarà impegnata a Zreca dal 2 al 4 ottobre e poi si riprende, ancora recupera palla l'Ego il 14 d'ottobre dove l'Ego Tavarnelle andrà a Padova contro l'Arcobaleno mentre il Metelli Cologne sarà ancora di nuovo in trasferta, anzi scusate, riposerà il Metelli Cologne, quindi momento importante questo perché dopo il turno di riposo insomma c'è anche la carica e anche tutto quello che è l'allenamento che coach Lalic sicuramente avrà dato ai suoi. Sì, coach Lalic fa un tipo di allenamento molto duro, molto intenso e praticamente porta i giocatori sempre all'estremo delle forze. Attenzione, brutto fallo questo, solo giallo. Io sinceramente avrei dato due minuti, comunque va bene così. Dicevo, Lalic porta i giocatori all'estremo delle forze perché è così che un giocatore si allena, quando un giocatore è stanco deve essere sempre concentrato. È vero, questo è una teoria soprattutto nell'ambito degli sport di squadra e qui c'è l'errore nel passaggio, adesso c'è l'uomo in più ricordiamo per la formazione lombarda del Metelli Cologne, grande tradizione e
davvero adesso fanno girare la sfera per trovare chiaramente il Pertugio per andare a tirare. Eccolo lì, è sul lato sinistro, è il tiro, è la rete in questo caso di Niccolò Mercandelli, che poi riporta in vantaggio Metelli Cologne 7-6 per la squadra allenata da Cocuca. Vermigli, Borgianni, Pesci, adesso capitan Bevanati, Dattatreia, ancora che fanno girare la sfera. E adesso è un momento un po' particolare, perché quando si gioca un uomo in meno certe volte può essere anche un momento positivo e fallo, però c'è sempre difficoltà soprattutto in fase difensiva. Sì, è tornato in campo Prevedi. In fase difensiva, quando siamo uno o meno, gli spazi si allargano e l'attacco. Attenzione, Bevanati, fallo, ok. Si allargano gli spazi e è molto più facile per l'attaccante riuscire a perforare la difesa. Però vediamo la Ego, parità numerica, vediamo come costruisce l'azione. Eh sì, ancora con la formazione di Tavarnelle che continua. Attenzione, ancora Bevanati. E c'è la rete, Bevanati concede di nuovo a Borgianni, che solo un'altra munizione da parte per il numero 58 Davide Lancini, viene ammonito anche lui. Siamo al 20° e 36 secondi, quindi ancora 10 minuti alla fine di questo primo tempo, bello, intenso e appassionante, con sempre vantaggio fino adesso in Cologne, però Ego Tavarnelle riesce sempre a recuperare, quindi a rimanere in partita. Sì, attenzione, ottima combinazione, segna di nuovo Federico Massa, sicuramente un giocatore di alto livello, di alta qualità. Ancora Ego Tavarnelle, fallo, meno male perché l'aveva tirato male. Provedi non aveva sicuramente coordinato bene il movimento, però ha ricevuto un colpo e quindi c'è il fallo. Si riparte sempre con Provedi, Bevanati, Pesci, eccolo qua il ragazzo di Massa Marittima, un anno anche a Fasano, eccolo qui, ancora deve, attenzione, errore, non bello recupero, contropiede, no. Fallo, non mi sembrava fallo in questa occasione, non si è capito, infatti ci è rimasto molto male il capitano Bevanati, aveva lanciato in contropiede, invece il gioco è stato fermato, insomma forse in maniera un po' troppo veloce, senza attendere. Bella difesa, bravo! In questo caso. Sì, ottima difesa, Francesco ha fatto finta di uscire e poi è rientrato per indurre ai passi il giocatore del Cologne. Attenzione, questo è un brutto fallo su Borgianni. Attenzione, sì, dicevo, ottima difesa, una difesa con intelligenza, praticamente si induce, si va avanti, si induce il giocatore avversario a fare palle e poi facciamo due passi indietro. Ottima difesa per Provedi. Eh sì, sicuramente ancora Ego Tavarnelle che cerca l'azione con Pesci. Pesci va a tirare, infatti apre le braccia Pesci in segno di dire questo mi sembrava rigore. Ancora la palla che girovaga intorno a Borgianni, per adesso c'è l'azione del Metelli che va a segno, quindi 9-7. Peccato perché ha avuto diverse occasioni l'arbitro Redaguisce. Il numero 66 Francesco Provedi e va a dire qualcosa anche alla panchina, quindi più due per Metelli Cologne. Attenzione, ancora il movimento di Provedi per Vermigli, ma non si intendono i due, sembrava fallo, e il tiro e la rete. Attenzione, due errori, chiamiamoli così, e adesso Metelli Cologne massimo vantaggio, 3 reti di distacco. Sì, abbiamo fatto 2 errori in attacco, però secondo il mio modesto parere
c'era qui, per esempio c'era fallo su Provvedi, come prima c'era rigore su Pesci, e la squadra si sta un po' nervosendo, ma il pubblico adesso sostiene la squadra e ci aspettiamo una reazione. Attenzione, perché questo per esempio è un fallo brutto, si potrebbe dare anche i 7 metri per questo fallo, vediamo un po' come si evolve. Non gli dai 7 metri, invece sembrava, addirittura aveva anche segnato, era riuscito anche a segnare, forse poteva dare, diciamo così, la regola del vantaggio, e invece ha concesso il fallo, ma si riparte. Pesci, Bevanati, molto chiusa la difesa del Metelli Cologne, soprattutto Daniele Soldi su Bevanati, non lo lascia mai, anche il capitano è insomma giocatore esperto. Vermigli sbaglia il passaggio su Pesci, e quindi un'altra opportunità per il Metelli Cologne. Attenzione, non bisogna perdere troppe palle, perché sennò davvero poi sarà difficile recuperare questa sfida. Sì, non dobbiamo lasciare che il Metelli aumenti il vantaggio, dobbiamo costruire una difesa, dobbiamo essere molto duri in difesa, recuperare palla e riprendere la fiducia in noi stessi e riuscire a fare degli attacchi coordinati per un ottimo gol. Attenzione, 9 metri, ok, buona difesa per l'Ego. Sì, il muro lì con in questo caso Borgianni e Bevanati, e lo stesso laterale, quindi alla sinistra, Datatreia, che hanno chiuso bene il numero 58 Davide Lancini per quanto riguarda la formazione del Metelli Cologne. Si riparte, vantaggio 10-7 dopo 25 minuti e 42 secondi. Metelli Cologne, la squadra lombarda di vicino Brescia, il tiro, ha fatto una parabola, sembrava uscisse, è una deviazione infatti. Peccato, perché qui forse poteva intervenire Mattia Ciani, ma c'è stata la deviazione che ha fatto fare alla palla una parabola diversa. C'è la rete, ecco qui, Edoardo Borgianni a segno e riduce le distanze. Sì, ottima combinazione Pesci Borgianni, i due si riposo per chiesa dal Metelli Cologne. Si riprende qui dal Pallafrancioli di Colle Valdelsa, 26-25, 11-8 per la formazione, quindi si gioca con un 4-2, giusto Michele? Sì, mister Lialic ha cambiato difesa per confondere l'avversario. 9 metri, ottima difesa del capitano Bevanati. Dicevo, la difesa 4-2, Lialic mette pressione all'attacco, una 4-2, una difesa fatta per conquistare palla su circolazione, eccolo lì. La difesa molto aggressiva dell'Ego. È un po' stile basket in questo caso, chiaramente nel basket si gioca in 5, ma in questo caso hai davvero l'opportunità per andare a pressare chi gioca soprattutto e va a tirare, in questo caso Federico Mazza. Attenzione, ottimo muro di Borgianni, ottimo muro,
Aigo fa alla perfezione questa difesa. E vediamo, vediamo. Ancora, ancora Metelli Cologne che sta soffrendo questa, questo pressing. Palla per Lego Tavarnelle. Laic è uno stratega, lo sappiamo, ha vinto una Coppa Italia anche in Sicilia. Pesci, no, Bevanati, scusate, non riesce a concludere, a segnare, prende il palo pieno e va fuori. Peccato, perché questa era una grande occasione. Sì, un po' di sfortuna in questo primo tempo per Lego, è già il quarto o il quinto legno che prendiamo, ma la squadra c'è in campo, è molto concentrata e vogliosa di far bene. Ancora Metelli Cologne, attenzione, il pressing di Dattatreia, che c'è anche un po' di finto fallo, chiamiamolo così, da parte di Mazza. L'errore, meno male, l'errore del Metelli Cologne. Eccolo qua, subito, attenzione, scappa Bevanati, cambia Datta e fa gol. Questo è un tiro, insomma, abbastanza facile da parare. Sì, questo è un tiro forzato di Francesco. In questo momento che la squadra è in superiore numerica, dobbiamo girare la palla e trovare il tiro sicuro, il tiro da 6 metri. Francesco ha un ottimo braccio, però questo è un tiro troppo forzato per questo momento della partita. Sì, aspettare lo spazio giusto, anche perché con un uomo in più c'è la possibilità. Attenzione, il tiro e la rete addirittura di Nicolò Mercandelli. 11 a 15 più 4, ritorna il massimo vantaggio per Metelli Cologne. Ancora la formazione di casa, adesso rientra anche il numero 58, Davide Lancini. Ancora Bevanati, Pesci, il tiro, la parata col piede. Non era un tiro difficile, però perde palla e segna Pesci. Primo errore del Cologne, questo è un segnale importante. Sì, primo errore di rimessa, Tommaso ci ha creduto su quella palla, è intervenuto, preso la palla, il portiere era fuori, ottima, ottima ripresa palla per Tommaso. E la squadra comunque non demorde mai, continuiamo così a lottare. Eh sì, vedete i centrali, due ragazzi del Ego Tavarnelle con il numero 3 Edoardo Borgiani, con il numero 24 Tommaso Pesci, e il capitano che va a chiudere. È veramente la forza di questo gruppo, l'Alic ci crede e ci crediamo anche noi in questo grande partita, bella. 12 a 15, fallo su Piletti, Lorenzo Piletti, anche lui un giocatore giovane, però nello stesso tempo anche lui con una grande mentalità. Viene chiuso, niente, fallo, non è, la rete non è valida. C'è l'azione, il tiro e la palla va fuori, quindi altra opportunità per Ego Tavarnelle di recuperare. Pesci, Bevanati ci prova e fallo, no, va lì Vermigli, vuole fare il pallonetto ma viene basso, doveva dare un po' più di spinta forse a questo pallonetto. Sì, Francesco ha provato un pallonetto, era un'ottima soluzione perché il portiere è uscito molto, però diciamo ha spinto poco la palla e comunque era un'ottima occasione per la Go, ci rifaremo. Eh sì, 15-12, 7-40 di gioco, il tiro e la palla va fuori ancora. Ha giocato il mancinaccio Daniele Soldi, è sempre pericoloso con questi azioni. Vermigli e grande, questo è la gran gol, bravo. Il questo è lo spirito dell'Ego, palla, tiro sbagliato, subito tiro, grande colpo da maestro in girella per Vermigli, questo è lo spirito dell'Ego, errore, subito riparo. Eh sì, anche l'insegnamento di Lalic che vuole in tutti i modi, attenzione, in questo caso provvedi, non chiude. Ancora Bevanati, ancora palla persa, 16 a 13,
Ancora Metelli Cologne che ha la palla in mano. Federico Mazza si è riposato qualche minuto, anche perché insomma sicuramente è stato uno dei migliori in campo. Sì, sì, sicuramente è un giovane molto interessante. Attenzione, attenzione Gambetelli, ottima, ottima difesa. Dicevo, è un giovane molto interessante che, vedendo questa partita, sta prendendo in mano la squadra, gestisce tutto l'attacco, ottime conclusioni, è davvero un buon giocatore. Eh sì, ancora Metelli Cologne che va al tiro e la parata, no, non è riuscita. Quindi massimo vantaggio adesso, ancora, e là, no! Vermigli non riesce a centrare la porta, Francesco, la palla va fuori. Più 4, passati 9:37, quindi ancora 20 minuti, c'è tempo, però bisogna stare lì, bisogna stare attaccati e non sbagliare le occasioni che capitano. Sì, dobbiamo stare sempre in partita, ora dobbiamo cercare di stringere ancora di più le maglie della difesa. Attenzione perché il terzino sinistro è già al terzo gol consecutivo. Dicevo, dobbiamo stringere le maglie di difesa e sprecare meno palloni possibili e realizzare tutto quello che passa. E così rimaniamo attaccati alla partita. Bravo Alberto Riello, segna col numero 80 sulla maglia. Ancora Provvedi, fa la finta, Pesci, sicuramente fallo. 2 minuti per Davide Lancini. Quindi uomo in più per il Legota Varnelle. Adesso non bisogna sbagliare, perché sono 5 le reti di distacco e non sbaglia. Borgianni chiude 14-18, è l'uomo in più, adesso è il momento di approfittarne, Michele. Sì, sì, abbiamo un'ottima occasione, siamo in superiorità numerica. Il numero 84 ha fatto un grave errore in difesa perché è uscito a conquistare palla e non si esce mai in inferiorità numerica, e abbiamo fatto un gran gol con Borgianni. Attenzione, ottima azione da Metelli, ottima parata di Vucci. Bene, bene, bene. Ancora Bevanati che manda avanti, bene, ancora l'azione, c'è il fallo. Difesa solida, veramente di ghiaccio per Metelli Cologne, che dimostra di essere davvero una squadra importante. Sì, il Metelli Cologne è una squadra molto forte, una squadra molto tecnica, una difesa incredibile, sono tutti... Attenzione, ottimo passaggio di Pesci, ottima combinazione con Borgianni, i due sembra che giochino da una vita insieme. Vediamo cosa succede, perché l'Aigo non demorde mai. Eh no, davvero non demorde mai, 15-18. Bella questo passaggio di Pesci, che anche fa un po' da play, e Borgianni pronto a sfruttare il passaggio del compagno di squadra, giovanissimi tutti e due, davvero una coppia importante per Lego Tavarnelle. Adesso l'errore da parte del Metelli Cologne, palla per la squadra verde, nero-verde. Pesci va a prendersi il tiro, un grande Pesci, si è sbloccato adesso. Sì, Tommaso ha preso confidenza alla partita, la difesa. Allora adesso un attimo di pausa per il Metelli Cologne.
18-16, 12-29 giocati in questa sfida tra Ego Tavarnelle e Metelli Cologne. 18-16, solo due le reti di scarto e l'Ego che davvero ha recuperato da 13-18, siamo a 16-18, quindi tre gol consecutivi e soprattutto un grande Tommaso Pesci insieme a Edoardo Borgianni, forse i due ragazzi. Bella l'uscita di Bevanati, ancora il press, bella chiusura di ancora di Borgianni, un fisico Borgianni incredibile. Sì, Edo è una roccia, Edo è una colonna nel mezzo della difesa. Questa 6-0 della Go è una difesa molto forte, molto unita, i ragazzi scorrono insieme, attenzione, ottima parata di Mucci, sfortunati, va bene così. Peccato perché aveva fatto una grande parata Stefano Vucci, però è andata proprio sul pivot. E la rete Datta Treia, gran gol questo, eh? Sì, gran gol di Datta c'ha le sue corde, c'ha l'uno contro uno e ce l'ha appena dimostrato. Datta è un giocatore molto veloce, molto, ha un braccio incredibile, riesce a mettere il pallone dove vuole e quando vuole. L'abbiamo visto proprio in questo istante, davvero bravo. Ancora Metelli Cologne, va a chiudere Borgianni, c'è fallo, girato la caviglia mi sa tanto, il numero 84 è lui, Federico Mazza, attenzione, fermiamo un attimo. Allora esce Federico Mazza, l'abbiamo visto insomma con molto ovviamente un problema alla caviglia, sicuramente per Metelli Cologne è una perdita importante. Adesso vediamo subito come reagiscono, c'è l'errore, quindi sempre due le reti di svantaggio per Ego Tavarnelle. Forse potrebbe essere davvero la svolta anche per la partita. Sì, il tiro fuori del giocatore Metelli è arrivato perché abbiamo saltato molto in alto al muro e abbiamo costretto il giocatore a tirare fuori, quindi la squadra è concentrata, la squadra è nella partita, ora dobbiamo solo mettere dentro tutti i palloni che possiamo e forza Ego. Eh sì, sicuramente, bravo Tommaso Pesci che va dentro e tiro e c'è la rete, 18-19, davvero. Due minuti per non si è capito come mai il motivo per cui sono stati dati due minuti a Vermigli. Si arrabbia anche l'Alice, si arrabbia, non spiega, quindi si ritorna in parità, incredibile.
cambio, errore da parte di Nicolò Mercandelli, e quindi ancora la palla per le Gotavarnelle. Una rete solo di svantaggio, 19-18 per il Metelli Cologne. La partita si infiamma un'altra volta, 15 minuti dalla fine. Attenzione, non bisogna fare errori in questo momento. Sì, in questo momento siamo in inferiorità numerica, dobbiamo cercare di fare attacchi lunghi e cercare di sfruttare un'occasione giusta, ovvero un tiro pulito dai 6 metri. Non dobbiamo assolutamente perdere palla. Attenzione, attenzione alle gol. Ancora Pesci, ancora Bevanati, mamma mia, viene steso in terra, la difesa solida, Andrea Alessandrini, ancora fallo, Lorenzo Piletti, time out. E go, si riparte con le Gotavarnelle che adesso cerca la rete del pareggio. C'è il fallo, la spinta addirittura, il tiro, la deviazione, un altro fallo. Questo 5 è incredibile, Michele, questo Piletti stende tutti. Sì, attenzione, parata il portiere, sì, Piletti è un giocatore molto forte, un giocatore che è molta grinta e ottima difesa. Secondo me sono anche difese al limite delle sanzioni. Eh sì, al limite delle sanzioni. Però anche lui ha un bel carattere, una personalità importante. Si gioca sull'esterno e c'è la rete. 18-20. Ancora inferiorità numerica per la formazione di Lalic e Pelacchi, come in questo caso secondo. Rientra Vermigli in questo momento. Vai Francesco. Ancora Bevanati, Pesci, e gol, bravo, e 2 minuti per Alessandrini, ha trattenuto per la maglia Tommaso Pesci, non lo riesce più a tenere. No, Tommaso ha cambiato passo, si vede benissimo, la difesa non riesce più a contenerlo e ora Tommaso sta dando la carica a tutti, è un giocatore straordinario, ottimo acquisto per l'Ego. Sicuramente l'abbiamo visto, ha ragione, 20-19, posso confermarlo.
viene ridato il punteggio corretto. Insomma, un gol fa la sua differenza sicuramente, Michele. Queste partite un gol vale quasi una vita, nel senso. La partita comunque è molto bella, stiamo assistendo a uno spettacolo unico, secondo me. Sì, alta palla a mano in questo caso, attenzione, poteva esserci l'errore del Metelli. Cologne ancora che cerca di trovare lo spazio, ma c'è una difesa addirittura con Borgiani davanti, c'erano subito dietro Bevanati e in questo caso Provvedi che andavano a chiudere sul pivot avversario. Ancora passivo per Cologno, ancora e passi questo. Olè, l'errore, riparte, ingenuità di Provvedi, incredibile. Sì, allora secondo me il passaggio era anche giusto, è stato molto bravo Piletti a leggere l'azione e a prendere palla, secondo me c'era passi da parte del portiere, abbiamo visto, ha recuperato palla, ha fatto più di 3 passi. Eh sì, si gioca esterno, ancora interno, va a chiudere Borgianni, bravo Borgianni sul Daniele Soldi. 18-47, passano i minuti, la partita è sempre più intensa, più bella, e il tiro e la traversa fa girare Bevanati, potrebbe tirare. E c'è il pareggio al 19esimo, 20-20, c'è l'aggancio da parte delle Gota Varnelle del Metelli Cologne. Sì, Lego, io l'ho sempre detto e sostenuto, ho giocato una vita con questa squadra, i ragazzi li conosco benissimo, non si arrendono mai, si rialzano sempre di fronte a tutte le difficoltà, anche sotto la sigla. Attenzione, Piletti, grande parata, ancora Datta va a recuperare in volo. E ora c'è la palla per andare in vantaggio a 10 minuti dal termine della gara. Ancora Datta che sguscia, sembra un'anguilla. È davvero incredibile. Bevanati, ma è stato pesce a dare la carica, la forza a questa squadra. Un ragazzo giovane appena arrivato, però che ha preso in mano e gli ha dato Borgianni! Primo vantaggio per Gota Varnelle, 21-20, veramente straordinari, sono riusciti a recuperare e c'è il time out.21-20 per la formazione di casa, e Gota Varnelle qui al Pallafrancioli, ultimi 10 minuti di fuoco per la sfida tra Gota Varnelle e Metelli Cologne.
una grande palla a mano e ancora la parata, e ora la palla di nuovo per la formazione con Pesci. Veramente ha cambiato passo questo giocatore, ha cambiato passo alla grande. Sì, mister Dalic è uno stratega, è uno che la conosce la palla a mano molto bene, ha un'esperienza incredibile e si vede in campo, si vede, i ragazzi sono molto concentrati, sanno quello che fare sempre. Ancora Pesci, fallo nettamente su Tommaso che sta prendendo in mano la squadra insieme a Datta e chiaramente a Edoardo Borgiani che ha il pallone in mano. Ancora in attacco la formazione di casa, Ego Tavarnelle con Bevanati, il capitano che gestisce la sfera, ancora era andata a rete, bravo Provvedi, Francesco Provvedi, mentre suo fratello gioca con te in Serie B, giusto? Sì, c'è le palle. Sì, Lorenzo. Lorenzo quest'anno gioca il mio giocatore della Serie B e dal mio punto di vista allenatore è un ottimo acquisto. Gianni e tiro, gol! Rigore. Aveva segnato anche Edoardo Borgianni. E va sul Pesci, va a Pesci in questo caso, di solito andava Borgianni, invece in questo momento forse si sente più forte Tommaso. Oh, aspetto, attenzione. Buona rete! Lairone Pesci! La scelta di far battere il rigore a Tommaso è stata giustissima, perché è una situazione mentale positiva. È importante essere mentalmente positivi quando andiamo sui 7 metri. Sembrava un airone a fare questo movimento. È bello. Tommaso. Fa bene a tutti, fa bene. Difesa, ottimo. Molto bene, ancora fallo di Vermigli. Si getta a terra. Adesso non è, insomma, niente di particolare. Davvero un giocatore, ha fatto un salto di qualità e ha fatto la differenza, davvero straordinario. Anche Lalic ha saputo sfruttare prima la parte solo offensiva e poi anche in fase difensiva insieme a Borgianni e a Bevanati in questo blocco a 6. Fischia, sì, hai ragione, è passivo 7. Calma Borgianni, dalla calma ragazzi, ha ragione, siamo più 2, 22-20, e c'è il tifo del palazzetto dei Palafrancioli. Ego in alto, davvero, ancora Borgianni cerca di darla a Vermigli, bravo Francesco, e lui è giusto, ha provato Tommaso Pesci, ha cercato il tiro sulla diagonale. Sì, glielo perdoniamo questo a Tommaso, glielo perdoniamo. Non c'è problema, il tiro c'era, l'ho visto, però va bene così. Tommaso si vede in forma, è sicuro di sé, entrerà quel tiro. Eh sì, ancora la parata, no, è bella questa elevazione di Alberto Riello. 22-21, attenzione, difesa forte da parte del Metelli Cologne che non si dà per vinto. A 7 minuti, anzi a quasi 6 minuti dalla fine, e la rete! Ha fatto la finta di passare e è andato a rete. 23-21 per Ego Tavarnelle. Sicuramente l'assenza di Federico Mazza si vede nel Metelli Cologne, perché anche lui fa come Tommaso Pesci, faceva la differenza. Sì, era un'ottima bocca di fuoco per il Metelli e oltre a realizzare era la mente di questa squadra.
vediamo che manca, e manca molto questo giocatore. Buono per l'Ego. Eh sì, buonissimo per l'Ego e la rete, bravo Daniele Soldi ancora, 23-22. Troppo velocità, bisogna un attimino ragionare di più. Infatti Lalic, anche lui ha dato subito istruzioni. Attenzione, rallentiamo. 24-35, 6-20 alla fine. Più uno per la formazione di casa, Ego. E la parata, fallo. Infatti il tiro non era fortissimo, ma ora la testa, giustamente, come dice, fallo ancora una volta. Ma il muro del Metelli anche lì si scontra forte, Sì, il numero 20, il capitano, è un ottimo giocatore, è un ottimo difensore, porta tutta la squadra dietro di sé in difesa. Eh sì, doveva darla subito Francesco Bevanati, e adesso c'è l'occasione per Metelli Cologne di andare in pareggio. Peccato, perché si devono chiudere in difesa, devono fare questo muro a 6 con ancora 3 minuti e mezzo. E il tiro, la parata, bravo Vucci, Stefano Vucci. Ancora Ego Tavarnelle, che può gestire questa sfera per andare al tiro e per portare a più 2 il vantaggio della squadra di Lalic e Pelacchi. Ancora Pesci, dovrebbe essere lui a tirare. L'airone Pesci, anche in questo caso prende un bel fallo, era andato diritto per elevarsi e andare al tiro. Ancora Bevanati, ha preso fiducia Pesci, fallo, sembrava rigore ma gli arbitri non lo danno. Attenzione, passivo, giusto? Il tiro, mamma mia, col piede. Tutto buono, calma. Ottima difesa Borgianni e Pesci sempre. Time out. Neanche 3 minuti di gioco ancora qui sul parquet del Pala Francioli di Colle Valdelsa, ma la palla ce l'ha Ego Tavarnelle per andare a chiudere, speriamo, questo match. Sarebbe davvero fondamentale andare a rete, e fallo, quindi ritorna la palla in mano a Pesci. Bevanati, fallo, tiro. Meno male in questo caso, meno male. Aveva fatto una grande finta, ma il tiro era appena fuori. Sì, l'Ego sta giocando bene, con attacchi molto lunghi. Attenzione, Tommaso! Bevanati! Traversa, incredibile!
Datta, Pietrangeli va a chiudere e a bloccare. Ferma, fischia. Peccato, incredibile, un palo. Due minuti alla fine. Partita incredibile delle due squadre. Ancora il vantaggio. Buona, buona, perde palla. E la palla ritorna. 1:20 alla fine. 1:30, scusate. Alla fine di questo match. Ora è fondamentale gestire bene questa sfera, questo pallone. Si alzano i decibel del pubblico. Si alzano i decibel del pubblico. Azione, azione ancora. Il tiro e la rete! Un minuto, chiude bene Vermigli, palo e rete. Qui un po' di sfortuna, il palo è andato proprio, è ritornato nelle mani del numero 10, Kevin Pedercini. E adesso l'ultimi 40 secondi di gioco. Il Tavarnelle alla palla, viene murato.